Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata Code Evolution. Allora, oggi cercheremo di parlare di impennate. Un trick che sicuramente da fuori sembrerà facile, soprattutto fatto da un quad, perché tanto voi dite quattro ruote, non è una moto, quindi non ti trovi ad avere l'equilibrio su una ruota sola. Invece non è del tutto così, quindi entriamo un po' più in dettaglio. Allora, io direi che l'impostazione di impennata più giusta e corretta è come si è seduti, quindi in questo caso io sono così, mi troverò ad impennare così. Partiamo per gradi. Allora, il consiglio che vi do è spostare il sedere indietro, quindi lo spostare il sedere più indietro, ovviamente il baricentro diventa più indietro e quindi l'impennata sarà più semplice. Il vostro peso sarà ancora più indietro, quindi per forza di cose viene su meglio. Per non far faticare il mezzo con cui siete, quindi in questo caso abbiamo il quad, l'impennata deve avvenire con tanto gas sostenuto, quindi avere un minimo il gas pronto senza avere vuoti e diciamo avere le dita sempre, dita e piede sempre pronti sul freno. Questo perché? Perché in tanti sono abituati a fare le impennate con gli scooter, come può essere la Vespa, come può essere tante altre cose, e rimangono con le mani belle aggrappate al manubrio, che è vero, ti dà più stabilità, quello sicuramente. Il problema qual è? Che voi, se siete in un punto di non ritorno, quando il quad o la moto arriva in un punto che non può più andare né indietro né avanti, lì potete fare soltanto col freno. Non avete neanche il tempo di prendere il freno che siete già capottati. Quindi il consiglio che do sempre è le due cornina. Quindi non tenere le mani così, ma tenere le mani così. Avere almeno un dito sul freno. Perché? Perché si è pronti subito. Tanto tre dita fanno uguale. Tre dita o quattro fanno lo stesso lavoro. L'unica cosa è una questione di abitudine. Quindi quello che io consiglio è tenere il dito sempre pronto, freno davanti, dito sempre pronto, frizione o freno, dipende cosa avete, se è un automatico o una frizione. Allora, andando un po' più nel dettaglio, quando si impenna vi consiglierei di tenere sempre il piede pronto sul freno, perché anche questo qui è la vostra salvezza. È ovvio che non sarà una postazione comoda, perché più mettete i piedi indietro e il culo indietro, più lo impennate e più riuscite a fare anche chilometri. Ma tenere il piede giusto sul freno e le dita, vi ci metterete di più, sicuramente ci metterete di più, perché un'impennata con lo scooter le facevo anch'io e è ovvio che stai più comodo con la mano così. Però quando ti trovi ad avere dei mezzi pesanti è meglio che il ditino ci sia sempre, quindi abituatevi sempre così. Allora, adesso andiamo un po' più nel dettaglio, mettiamo il casco e vi faccio vedere un'impennata base, quella che può essere, e con i miei consigli, quindi con gli spostamenti giusti e la frenata. Adesso inseriamo il casco e poi ne parliamo. Allora, prima cosa che facciamo, ci ritroveremo in questa posizione, quindi anziché avere il sedere qui, noi lo mettiamo molto più indietro, quindi almeno una spanna indietro, del tutto indietro, quindi già il peso, vi vedete il quad molto più lontano. È vero che le braccia sono lontane, ma nello stesso tempo è la vostra posizione. Cosa che adesso andremo a fare è accelerare, quindi gas, ci alziamo, perché è importante. Se io mi aspetto che lui si alza da solo, non è così. La vera cosa da fare è questa: mi alzo in piedi e do gas tutto in una volta, così. Quindi adesso andiamo a vedere ancora meglio nel dettaglio su come fare. Ovvero, siamo in questa posizione qui, io mi alzo in piedi, quindi scarico tutto il mio peso sulle braccia in questo caso, alleggerisco, quindi quando io faccio questo movimento qui, che io da in piedi sul manubrio porto il sedere indietro, alleggerisco tutto, cioè il mio peso, il quad in quel momento lì non lo sente neanche, perché mentre io do gas
e faccio questo, il mio peso non è concentrato sul quad, quindi sulle quattro ruote. Il mio peso è tutto sul manubrio, quindi dal manubrio me lo vengo a tirare con me. Guardate, gas, tiro, hop. E io in questo caso qui sto tirando, ok? E i piedi rimangono indietro. Di nuovo. Mi preparo, guardo prima la linea dove dovrò andare, quindi in questo caso uso di riferimento la linea gialla e parto con l'impennata. Di nuovo, in piedi, butto tutto il culo indietro e gas accelerato al massimo, al massimo. Poi, appena parto, vedete il dito e il freno? Il dito è essenziale, in questo caso con un automatico, questo dito qui fa tutto. Potrei usare anche il piede, che è la stessa identica cosa. Ok, di nuovo, ve lo facciamo rivedere un'altra volta. Peso sopra il manubrio, guardo avanti e butto indietro. Ok, arrivati in questa posizione qui, vedete che non vedo niente? Bisognerà rispostare il culo in su. Così riusciamo a vedere, perché ovviamente, che sia una moto, un quad o qualsiasi altra cosa, c'è un ingombro. Davanti c'è un ingombro che ci impedisce la visuale. Quindi per non andare alla cieca, cosa dovrò fare? Il mio culo, da che è così, dovrò cercare di riportarlo avanti. Questo perché? Perché se io rimango tutto indietro, ok, mi può andare bene mille volte, ma non ho la visuale davanti. Cioè, io impenno, vedo questo. Invece io voglio vedere questo. Voglio vedere se sto andando a sbattere, voglio vedere dove sto andando. E questa è la differenza dell'impennare giusto e l'impennare sbagliato, perché sì, impennare bene o male si impara, il problema è farlo correttamente. Quindi impenniamo indietro e ci spostiamo avanti. E poi il dosaggio del freno e l'acceleratore avviene in base all'inclinazione del quad. Allora, adesso alziamo il quad, così. Allora, questa è l'inclinazione del quad, come poi dopo si vede da fuori, ok? Quindi ci troveremo ad avere il quad quasi in verticale. Ora l'ho frenato io, ci risalgo sopra, così. Perfetto. L'impennata che abbiamo fatto adesso è stata un'impennata semplice a sedere, quindi è la base, diciamo che è la cosa più semplice quando si impara un'impennata, perché si ha il maggior controllo. Se tu freni perché magari ti spaventi a vederti il quad che ti sale così tanto, a quel punto lì freni, te sei già seduto, non senti tanto la botta. Quando sei in piedi è diverso, perché ovviamente tu sei in piedi, sei più alto, molto più lontano. Quando tu vai a frenare, cosa succede? Di conseguenza rischi di andare avanti, mentre se tu sei seduto la frenata non la senti tanto. Mal che vada, ti trovi ad andare sul manubrio, ti trovi ad andare così, ovvero freni forte, boom, ti trovi ad essere così. Però non vi deve spaventare, perché è normale, il cadere ci sta tutto. L'importante è che avete sempre le giuste precauzioni e protezioni: paraschiena, paraginocchia, parafianchi e sedere, casco sempre bello allacciato, non legatelo così, giusto per comodità, maschera, guanti e scarpe, in questo caso Steel Martin, perché non è uno stivale da cross duro, rigido, che fate ancora più fatica alla frenata. Con questo riuscite bene, avete una bella flessibilità, mobilità e riuscite a frenare. Quindi torniamo all'impennata. Allora, i cornini, ricordatevi i cornini da mettere, il peso del culo, quindi da così torna indietro. L'importante è che vi ricordate che una volta che il quad è dritto, quindi è nell'inclinazione giusta per l'impennata, quindi quasi in verticale, vi rispostate nella posizione corretta.
ovvero da così tornate così, perché se no non avete visuale, non riuscite a vedere dove andate. Vi può andare bene in un parcheggio grandissimo, ma quando avete uno spazio calcolato, siete nei minimi dettagli, magari c'è un tombino, magari un birillo, magari una macchina, magari una persona che vi passa davanti, cioè dovete vedere quello che avete davanti. Quindi l'allenamento per l'impennata è sempre giusto farlo in un ambiente chiuso al traffico, con asfalto asciutto, perché ovviamente il bagnato non vi aiuta, la frenata che andate a fare per tornare giù rischiate che vi blocca la ruota, vi scivola e di conseguenza capottate. Quindi asfalto asciutto, freni sempre belli pronti, piede sempre pronto, e adesso proviamo a fare vedere un minimo di quello che si può fare durante un'impennata, ovvero che cosa potete inserirgli, come potete muovere i piedi, come potete muovere le mani, come potete togliere la mano. Quando si toglie una mano, cosa succede? Deve intervenire il piede. Quindi quello che voi prima usavate come freno, la mano sinistra, il freno che voi andrete a usare dopo è il freno a piede. Quindi sono tutte cose sicuramente che sapete già, ma ve le ridico perché è giusto che vi entrino in testa, e quando fate l'impennata è corretta, sempre pulita, sempre giusta. Quindi adesso rimettiamo il casco e guardiamo qualche impennata nel dettaglio. Quello che possiamo fare una volta imparato bene è anche spostare le gambe. Quindi le gambe, anche se poi dopo finiscono sopra il manubrio, non cambia nulla. L'importante è che almeno o il dito o il piede rimangano sul freno, perché è la vostra vita. Quindi adesso facciamo un'impennata. Hop. Allora, cosa possiamo fare da qui? Togliere la mano. Togliere la mano all'inizio sarà molto difficile, perché siamo abituati ad essere belli aggrappati al manubrio. Però dobbiamo arrivare al punto che mollare una mano, cioè, non cambia nulla. Quindi dobbiamo arrivare a questo punto qui. Impenniamo. Il manubrio ovviamente si girerà, perché mollando una mano e buttando il peso indietro, il manubrio si girerà. Non abbiate paura, l'importante è che appena rimette la mano poi sopra, riaddrizzi il manubrio, perché arrivare giù col manubrio così vuol dire capottare. Quindi va bene impennare, togliere la mano, ma riprendere il manubrio e riaddrizzare di nuovo. Impenno, giro il manubrio, tolgo la mano, appoggio, freno e torno giù. Ok, di nuovo impenno, giro il manubrio, mano a terra, torno il manubrio e dritto. Non abbiate paura se si gira il manubrio, l'importante è che rimanete belli aggrappati con l'altra mano. E cominciate a capire come fare un'impennata, che non vuol dire aver imparato o farlo perfettamente, vuol dire sapere dove mettere le mani, dove mettere il sedere e dove mettere i piedi. Mentre per quanto riguarda altri trick, come può essere l'appoggio di mano, come lo facevo, spaventa un po' il fatto che si gira il manubrio, perché all'inizio ovviamente si gira il manubrio. Quello che vi invito a fare è non allontanarvi troppo con la mano, quindi per le prime volte tenere una distanza abbastanza vicino della mano, in modo che sei sempre pronto a riaggrapparti, perché tu sai che quando molli la mano e vuoi rimanere aggrappato, di conseguenza il manubrio si gira, ed è meglio che siamo sempre lì pronti a riprenderlo.
onde evitare che arrivi giù col manubrio girato, le ruote storte e quindi ti cappotti. Per evitare questo io farei come prime volte l'impennata sempre aggrappato con la destra, con la sinistra che fa questo, si allontana e lo riprende, si allontana e lo riprende, e il piede va a frenare di conseguenza. Quindi la frenata del piede che poi si andrà a fare è questa, che non vuol dire frenare del tutto, pa, frenarlo, vuol dire semplicemente accarezzarlo in base alla velocità, in base al peso, in base all'acceleratore che tu stai dando. Perché se tu nel momento che magari ti serve la frenata stai accelerando, non ti serve a niente, sai benissimo che dovrai mollare l'acceleratore, quindi dall'acceleratore che stavi dando lo molli e di conseguenza interviene il freno, che non fa la frenata tosta, fa la frenata accompagnata. Okay. Allora, abbiamo parlato del freno, abbiamo parlato del peso, come spostare il sedere, abbiamo parlato del mollare la mano, quindi quando poi ve la sentirete potrete anche mollare la mano. L'importante è che quando atterrate, che sia con la moto, che sia col quad o con qualsiasi altro mezzo, la mano deve tornare sempre al suo posto. Abbiamo parlato dell'impennata che bisogna vedere davanti, quindi non ci butteremo ad un'impennata alla cieca, ma risposteremo sempre il culo in avanti in modo che poi dopo, quando facciamo l'impennata, sappiamo dove stiamo andando. Quello è molto importante. Quindi il mio consiglio che vi do in questo momento è: divertitevi, ma con sicurezza. Continuate a seguirmi sul sito quadevolution.it, sulla pagina Roberto Poggiali di Facebook e Instagram, e guardate tutti i video tutorial, quelli che magari rifaremo più avanti per farvi capire questo bizzarro mondo, ma che fatto con le giuste protezioni e la giusta testa vi divertirete e vedrete che non è neanche così difficile.